Nell'episodio precedente il nostro viaggio era cominciato dall'Etna, per poi ridiscendere a Giardini Naxos e la splendida Ortigia. Ora siamo diretti a Noto. Decidiamo di concederci una delle calette più belle della zona. La strada si fa tortuosa. Ci tocca una passeggiata di 20 minuti. Le cose belle si conquistano. Benvenuti a Cala Mosca. Eh sì, passeremo la serata qui, nella splendida Noto. È arrivato il tempo di congedarsi da questa stupenda isola. E che dire, arrivederci Sicilia. Ma l'hai chiuso cazzo? No, che cazzo c'è un baule? Ma l'hai chiuso sto baule? Bingo di orto. Appena sbarcati, il nostro obiettivo principale è andare a Scilla, uno dei borghi più belli d'Italia. Anni fa un villaggio di pescatori, famoso per la pesca al pesce spada. Oggi, ormai, è una delle mete turistiche più ambite. Dal porto possiamo ammirare il castello Ruffo di Scilla e l'antico borgo dei pescatori di Chianalea. Nuotare in queste acque è ristoro per l'anima. Qui zingarone, zingarone che non sei altro. Hai fatto la zingarata anche questa volta, eh? Ti piace a fare le zingarate? Piano piano stiamo risalendo per la Calabria e siamo nella bellissima Costa degli Dei, a Tropea, dichiarata qualche anno fa il borgo più bello d'Italia. Lasciata Tropea è inesorabile la nostra risalita e ci troviamo a Pizzo Calabro. Ed eccolo il famosissimo tartufo di Pizzo. Ultima tappa di questo tour, la spiaggia di Piedigrotta. Se sei arrivato fino a qui ti ringrazio. E se ti iscrivi al canale mi fai un grande piacere. Ciao!